le sfide più sentite e interessanti della giornata, il girone B di prima categoria propone la stracittadina che al Di Vittorio mette di fronte i padroni di casa dello Scerni alla Real Casale. Le due squadre, costruite inizialmente con propositi bellicosi, stanno vivendo una fase interlocutoria, anche se per il Real Casale gli obiettivi sono ancora raggiungibili, sia per quel che riguarda la vetta distante 5 lunghezze, ma anche per la griglia playoff, saldamente acquisita dall'alto della seconda posizione assoluta e del buon margine che lo separa dalla sesta posizione. Discorso diverso per la squadra di casa, che sta confermando una stagione poco lusinghiera, certificata dalla pericolosa posizione di classifica a stretto contatto con i bassi fondi e messa in risalto anche dall'ultima e pesante sconfitta esterna col Vianova San Buceto. Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'incidente sul lavoro a Firenze, la gara prende avvio con la squadra di casa che presenta le sue credenziali ad Alessio Canosa, che deve opporsi alla zampata ravvicinata di Di Virgilio. Quest'ultimo ci riprova poco dopo con un destro dal limite che manda la sfera ad impennarsi sul fondo. Il Real, che parte al piccolo trotto, si fa vedere al 27esimo, quando Martelli è decisivo nell'elevazione per allontanare dalla propria area il temibile spiovente dalla destra di Fantasia, ex di turno. Buona occasione per Di Pasquale, che impegna severamente l'estremo giallorosso, costretto ad intervenire alla sua destra per sventare il temibile piazzato del numero 4 scernese dal vertice d'area. Prima del tè caldo si rivedono i ragazzi di Paolo Dorazio, che cercano di colpire con la gran girata da limite di Napolitano di poco fuori misura. Lo Scerni riapre i battenti con rinnovato entusiasmo e va in due occasioni ravvicinate ad insidiare la porta casalese, messa inizialmente a repentaglio dal velenoso stacco di Admir Vasiu, altro ex della sfida, che costringe il portiere giallorosso a rifugiare in corner. Al settimo, arrembante iniziativa dei padroni di casa, che porta infine al diagonale ravvicinato di Alessandro Zinni, ridotto a più miti pretese dall'attento Alessio Canosa. Se i rossoblù di mister Di Martino, ennesimo ex di turno, provano a sfondare senza riuscirvi, diversa sorte si ha sull'altro versante, dove i casalesi riescono a colpire sia pure dagli 11 metri. La massima punizione viene concessa quando Elvis Vasiu entra in rotta di collisione con la corrente di Nardo e per il signor Ausanio di Vasto non ci sono esitazioni nell'assegnare agli ospiti il calcio di rigore. Dopo le canoniche proteste di rito, alla battuta va Sferrella, neanche a farla apposta, ex di turno, e per l'estremo di casa non c'è scampo. Lo Scerni non ci sta e poco dopo ha la ghiotta opportunità per rimettersi in sesto, ma la fiondata di Pili va a stamparsi sulla trasversale. Nuova opportunità di rilievo per i padroni di casa quando Elvis Vasiu innesca il neo entrato Costantini, anche lui ex di turno, che da ottima posizione sparacchia sul fondo. Pian piano l'intensità delle folate offensive scernesi va scemando progressivamente e il Real ne approfitta per piazzare il colpo della relativa tranquillità, che si certifica al 21esimo quando Fiermonte interviene con tempismo sulla pennellata di Battista col contagiri e va a gonfiare la porta del malcapitato Elvis Vasiu. Lo Scerni accusa il colpo e rischia il tracollo nelle fasi successive, da prima sul temibile spiovente al centro di Battista, che Elvis Vasiu allontana provvidenzialmente dalla propria area, e poi sulla zampata di Di Nardo, che prova a sfruttare una corta respinta della difesa scernese. L'estremo di casa si tuffa e smorza in corner. Il numero 1 rossoblu è reattivo anche sul diagonale dell'ex Sferrella. La difesa scernese regge l'urto e va a riaprire parzialmente i discorsi al minuto 31, quando Petrella riesce a ridurre le distanze con un destro di prima intenzione che interviene su un pallone vagante e lascia di stucco l'estremo giallorosso. Le velleità di rimonta scernesi vengono ridimensionate nelle fasi di recupero, quando il direttore di gara provvede ad estrarre il cartellino rosso a Dercole per somma di ammonizioni, dopo l'intervento irregolare ai danni del neoentrato Persichitti. L'inferiorità numerica non impedisce agli scernesi di provarci fino all'ultimo e in effetti si registra l'ultima offensiva in pieno recupero con la verticalizzazione di Di Pasquale per Costantini, che spedisce di poco a lato. Non ci sarà più tempo per rimediare e nell'infocato dopo partita il Real può comunque festeggiare per 3 punti pesantissimi da riportare a casa. Nicola Di Martino è il mister dello Scerni. Peccato per quel rigore che secondo me in quel punto del campo si poteva tranquillamente fare a meno, però abbiamo rivisto le immagini e sulla linea. Sì, adesso rivedendo le immagini sì, però può darsi che sia sulla linea, comunque era un rigore che secondo me non c'era, si poteva sorvolare su un fallo del genere, la palla era già lontanissima, quindi voglio dire non poteva prenderla, quindi secondo me non c'era, comunque
L'arbitro ha fatto così, ha fischiato questo rigore e questo ci ha condizionato la nostra partita, perché noi abbiamo fatto una grandissima partita oggi, non meritavamo sicuramente di perdere. Secondo me un pareggio era il risultato giusto e purtroppo è andata così. Noi veniamo da una situazione un pochino complicata perché abbiamo tanti infortunati, ci siamo arrangiati anche oggi, però i ragazzi hanno dato tutto, io sono contento della loro prestazione, assolutamente. L'arbitro purtroppo ultimamente, io non parlo mai degli arbitri, ma comunque ci condizionano ogni partita, purtroppo in un modo o nell'altro, non capisco il motivo, perché più sei giù, più sei in difficoltà e più ti si accaniscono contro, purtroppo è la realtà. Poi per il resto niente, il resto l'unica cosa che cosa voglio dire è che durante il comportamento delle persone però in campo, soprattutto gli allenatori dovrebbero avere un rispetto delle persone. Ecco, loro oggi si è comportato malissimo, e lo devo dire, lo voglio dire, non può smentire per niente, perché quando uno dice ti sparo, durante una partita di calcio uno fa il gesto con la mano e ti dice ti sparo, io penso che sia punibile non solo dalla federazione ma anche proprio civilmente, penalmente, e non so se perseguire questa cosa, perché quella cosa mi ha dato talmente fastidio a me e a tutti i ragazzi che stanno con noi. Facciamo calcio, che è uno sport e non è certamente una guerra. E fare queste cose qui secondo me è una cosa che deprime proprio tutto il mondo calcistico, e questo me lo so segnato, perché è una cosa che è inconcepibile, non mi è mai successo in tutti gli anni che sto in mezzo al campo, che uno mi dica ti sparo facendo il gesto della pistola. È una cosa gravissima e chiedo alla federazione di intervenire immediatamente per questi comportamenti, dopodiché ho finito. Se vuole mister possiamo riparlare un po' di calcio, sì, ce la fa? Ti volevo chiedere solamente una cosa: dopo il rigore forse i ragazzi hanno un po' mollato, però poi con il gol avete ripreso un po' la situazione, il morale più che altro. Ma sicuramente hai ragione tu, la partita, la disamina è questa. Dopo il gol è comunque stata una mazzata per noi, perché stavamo dando tutto e poi giustamente prendere il gol ci spezza un po' le gambe. Poi abbiamo sofferto quei 5-6 minuti, poi però i ragazzi sono stati bravi, hanno trovato il gol e ci abbiamo provato fino alla fine. Poi non ci siamo riusciti per la bravura della squadra avversaria, che poi tra l'altro non devo giudicare io, la squadra avversaria è una signora squadra, una grandissima squadra e merita la posizione che ha. Io non ho niente, sono i miei ex miei ragazzi tra l'altro che ho allenato fino a qualche anno fa, quindi figuriamoci se io ce l'ho contro la squadra del Real Casale, che per me è una famiglia. È il comportamento di alcune persone che non mi piacciono, perché non si fa queste cose. Non si fanno queste, siamo persone adulte e dobbiamo insegnare qualcosa ai ragazzi e non vedere queste cose in campo. Poi alla fine che io vada a dirgli qualcosa mi sembra che sia il minimo sindacale che potevo fare, non mi potevo esimermi dal fargli capire che questi comportamenti non si hanno in campo, tutto qui. Poi non voglio fare altre polemiche, perché la partita l'hanno vinta, bravi loro, bravi pure a noi, non ci siamo riusciti, ma sono contento così. Avete mollato oggi, mister, però non dovete mollare più. Ma no, noi non vogliamo assolutamente mollare, noi siamo in una situazione un po' difficile, ma sono sicuro che con il lavoro noi ci salveremo tranquillamente, ci dobbiamo salvare assolutamente e poi programmare un campionato diverso l'anno prossimo, perché quest'anno evidentemente qualche errore è stato fatto e ne paghiamo le conseguenze, però è un errore che hanno fatto in tanti, tutti, compreso me, e quindi ci dobbiamo mettere in testa che dobbiamo ripartire da zero e cercare di fare meglio, di organizzare meglio la stagione. We'll be right back.